È stato donato questa mattina nell'aula magna della scuola media inferiore Alessandro Volta il defibrillatore acquistato con i fondi raccolti con il 5 per 1000 nell'ambito del progetto Orizzonti Futuri Onlus destinato all'Istituto Comprensivo Carolina Bregante Alessandro Volta diretto dal dirigente scolastico Ermelinda Rita Fasano. La consegna è avvenuta alla presenza del cardiologo Emilio Nacci, che ha sottolineato agli studenti intervenuti l'importanza di questo strumento e ha annunciato che quest'anno il progetto La città che sale prevederà anche un corso gratuito per 3 docenti di ciascun istituto scolastico. Sono il responsabile degli Orizzonti Futuri per quanto riguarda Bari e tutta la città metropolitana, la provincia di Bari. Vengo qui a donarvi questo defibrillatore, questo semiautomatico, sia utile per uso pediatrico che per uso adulto, con la speranza e con la volontà che possa essere utilizzato il meno possibile. È uno strumento che salva la vita, è uno strumento che rende un istituto, piuttosto che non un luogo sensibile come quello di una scuola, un luogo cardioprotetto. È logico che poi sarà sicuramente impegno da parte delle amministrazioni locali, che vedo qui presenti e ringrazio, che è della dirigente scolastica, assicurarsi che vi sia personale all'interno di questa scuola che sia nelle condizioni di poter utilizzare questo strumento in caso di emergenza. Il progetto si chiama Orizzonti Futuri Onlus, devo fare i complimenti al sindacato per questa bellissima cosa, veramente di livello sociale, di valenza sociale importantissima. Per quale motivo è importante che la vostra scuola abbia un defibrillatore? Il motivo è molto semplice, è un fatto reale. Come sapete, tra tutte le cause di morte nei paesi industrializzati come l'Italia, le malattie cardiovascolari sono al primo posto e attualmente rappresentano il 38% della mortalità totale. Quindi 2 persone su 5 muoiono per malattie cardiovascolari. Ora la metà dei soggetti che muoiono per malattia cardiovascolare muore all'improvviso, per un arresto cardiaco improvviso. Quindi, facendo i calcoli, 1 persona su 5 muore all'improvviso per un arresto cardiaco, cosa che raramente succede in ospedale, dove ci sono i medici, gli infermieri, le attrezzature per rianimare questi soggetti. Nemmeno l'1% ha un arresto cardiaco in ospedale. Il 99%, e forse anche più, degli arresti cardiaci improvvisi avvengono fuori dagli ospedali. Avvengono per la strada, avvengono a scuola, nelle discoteche, nelle palestre, sul luogo di lavoro, a casa. Ora, quando c'è un arresto cardiaco, il cuore si ferma, non arriva sangue più a nessun organo. Tutti gli organi praticamente soffrono, però l'organo che soffre di più è il cervello. Nel giro di 2-4 minuti intervengono danni irreversibili a carico del cervello, per cui anche se il soggetto viene rianimato dopo 3-4 minuti, rimane in coma, cioè non riprende più coscienza, o paralizzato, oppure muore, poi definitivamente. In 4 minuti non si fa in tempo a chiamare il 118 e a far arrivare l'ambulanza, perché bene che vada passano almeno 10 minuti dal momento in cui deve essere prontissimo a capire che quello ha un arresto cardiaco, a fare subito il 118 e a far arrivare l'ambulanza. Meno di 10 minuti l'ambulanza non arriva, quando ormai è troppo tardi arriva l'ambulanza. Quindi chi è sul posto, a casa, per la strada, a scuola, nelle discoteche, nelle palestre, deve essere in grado di praticare
una semplice manovra, che è il massaggio cardiaco esterno, che salva la vita al soggetto, per uno che sia esperto per farlo, per far rientrare un ritmo cardiaco regolare e salvare la vita. Alla conferenza stampa ha preso parte anche il presidente del Consiglio Comunale Aldo Zazzera. Il mio pensiero va a tutti i ragazzi, ai docenti, a tutti coloro che oggi stanno dando un contributo fattivo a che questa scuola, questo comprensorio possa divenire ad avere uno strumento utile. Speriamo che non venga mai usato, questo diciamo è l'augurio che io faccio. Ma un augurio ancora più forte, un grazie più importante al sindacato Consapi che è riuscito con il 5 per 1000 a indirizzarlo in una direzione giusta, perché il 5 per 1000 sappiamo benissimo è frutto di quello che noi lasciamo, indichiamo per quello le società e tutti quanti gli onlus che ne devono far parte, loro hanno deciso liberamente di indirizzarlo ai giovani, a chi oggi deve essere tutelato nel migliore dei modi, ma sicuramente vivere in un contesto, diciamo, al massimo delle possibilità. Quindi oggi, in qualità di Presidente del Consiglio, non mi resta che dirvi grazie, ragazzi, per tutto quello che avete fatto, state facendo e sicuramente continuerete a fare, perché questo dà la certificazione che Monopoli, al di là della bellezza della città, ma è bella anche per chi la vive, per chi la gode, per chi sa conoscere questi problemi e li attenziona nella direzione giusta. Ecco, io vi faccio i complimenti, vi faccio gli auguri, mi permetto di farle anche a nome del nostro sindaco e di tutto il Consiglio Comunale. Anche Baglione, ragazzi, andate avanti e sicuramente renderemo queste scuole sempre e ancora più vivibili. Grazie e buon proseguimento.